ai confini della Russia, non ha aiutato negli anni scorsi e non aiuta adesso. Anzi, l'Ucraina può diventare in questo momento un modello per una nuova stabilità e sicurezza in Europa, uno Stato neutrale, ponte tra l'Occidente e l'Oriente. Mandare armi in Ucraina si rischia, il che legittima la resistenza ovviamente dell'esercito, ci mancherebbe altro, e del popolo ucraino, ma scegliere di mandare armi si rischia di trasformare quel territorio in un nuovo Afghanistan. Pagheranno le conseguenze proprio i cittadini, e allora ci vuole una grande iniziativa politica, proposte concrete, ONU, Unione Europea e Cina, in modo che a quel punto si capirà se Putin bleffava prima di invadere e se oggi vuole sedersi veramente per costruire insieme un'Europa di fratellanza e non più con missili nucleari puntati gli uni contro gli altri. Adesso è un momento delicatissimo, io sono per una soluzione pacifica, politica e diplomatica. Se continuiamo anche noi a creare un'escalation militare, io credo che allora veramente ci troviamo su un punto che potrebbe essere di non ritorno. Generale ammiraglio, pardon, ammiraglio De Giorgi, mi dica la sua. Sia da quando... La guerra è una pazzia, fermatevi per favore. La guerra è una pazzia, fermatevi per favore. Ma come si ferma una guerra come questa? Lugite Magistris, le parole di Alan sono molto chiare, dobbiamo essere ancora più ostili, è l'unico modo per fermare il dittatore. Uniti. Ma io innanzitutto mi riconosco totalmente nelle parole di Papa Francesco. Aggiungerei due considerazioni. La prima, che era anche nelle parole di Feltri e del nostro docente a Mosca: attenzione a non fare l'errore che abbiamo fatto nel passato, che qualche terrorista musulmano poi è nato il rancore nei confronti dei musulmani. Il popolo russo è una cosa, le scelte di Putin ne sono un'altra. Non alimentiamo il rancore e l'odio nei confronti della cultura, degli artisti e del popolo russo. Invece io sarei molto molto cauto ad alimentare l'escalation verbale, non sottovaluterei affatto le parole di Putin, perché fornire armi all'Ucraina e aumentare le sanzioni per loro è un atto di guerra. Quindi io continuo a dire, soluzione pacifica e diplomatica, chiedo scusa, voglio finire il discorso, è fondamentale anche riflettere sull'autonomia delle parti ucraine a maggioranza russa, e attenzione a fare l'errore che la Russia è isolata. Nel voto del Consiglio di sicurezza dell'ONU si sono astenute la Cina e l'India, che hanno 3 miliardi di abitanti, oltre ad altri paesi. Quindi oggi, più che usare il macismo verbale, proviamo con l'Unione Europea, l'ONU, la Cina, addirittura Israele ha fatto un passaggio, cerchiamo di portare le persone a negoziare a un cessate il fuoco umanitario immediato. Attenzione ad esagerare con le aggressioni di ostilità reciproca, perché altrimenti non ne usciamo.